No, la mia domanda è una cosa che proprio non la convince di quello che ha detto Padoan. Lei ha contestato i numeri, però non ha detto nel merito. Uno. Non è, che non è vero che il debito si riduce? Ecco, però i dati Istat stanno dicendo il contrario, quelli che sono usciti oggi. Vediamo, perché bisogna vedere alla fine dell'anno. Il trend del debito è in aumento, questo è evidente, lo è stato negli ultimi anni. Non è vero che la disoccupazione, quella che è stata creata col Jobs Act, è stabile, perché purtroppo è stato un fuoco di paglia del solo 2015 e poi si è fermato. E quindi credo che il vero tema oggi è di capire che bisogna completamente cambiare le politiche economiche, bisogna far ripartire l'economia non tanto basandosi sulla flessibilità e aspettando la flessibilità a Bruxelles, ma riducendo la burocrazia, facendo in modo che le imprese non siano più soffocate dalla burocrazia e riducendo la spesa pubblica e riducendo le tasse. Questa è la vera strada, la spesa pubblica non si è ridotta in questi anni, anzi è aumentata e continua ad aumentare, e questo non va bene. C'è un collegamento tra la ripresa economica e l'eventuale risultato del referendum? Ma assolutamente no, la sfiducia che c'è nella città, nel paese, è una, quando vedo voi parlo di città, la sfiducia che c'è nel paese è una sfiducia legata all'andamento dell'economia, non dal sì e il no del referendum. Quello è il tema di sfiducia che oggi purtroppo c'è e che ci sarà ancora. Quindi il problema vero è che dobbiamo riprendere un percorso di crescita, e non è certo questa confusa riforma costituzionale che ci può veramente semplificare il nostro sistema. Il nostro sistema è semplificato con riforme molto più aggressive rispetto a questo. Torniamo ai problemi di Milano invece. Soddisfatto del fatto che Piazza Castello dovrebbe riaprire al traffico dei taxi e dei residenti? Finalmente ce l'abbiamo fatta, però dicevano di no durante la campagna elettorale. Si vede che aver cambiato l'assessore Maran è servito. Vedo che ci sono tante altre cose che vengono fatte. Area C 2.0. Questo è molto grave. Io penso che l'area C addirittura peggiorare e bloccare l'accesso anche alle macchine che non inquinano è molto grave, come il GPL. Credo che sia molto grave, mi auguro in un ripensamento, perché la nostra idea invece era completamente contraria, come sapete, quindi era di ripensare in senso diverso l'area C, anche perché l'area C è un pezzetto di Milano, il resto di Milano che succede? Allora credo che sia sbagliato, la nostra logica era invece quella di fluidificare il traffico e fare in modo che le macchine siano meno ferme nel traffico per favorire i mezzi di servizio pubblico, siano essi taxi che siano essi mezzi dell'ATM. Ma noi andavamo in tutt'altra direzione, credo che oggi la giunta Sala stia continuando a parte la Piazza Castello, stia continuando a fare gli errori della giunta Pisapia in termini di mobilità. A proposito di errori, scusi, il centro-sinistra ha detto, anche lo stesso Renzi, sono stati fatti degli errori all'inizio per quanto riguarda la campagna referendaria. Secondo lei anche il centro-destra ne sta facendo? No, il centrodestra sta facendo una campagna referendaria ancora non chiara, la deve rafforzare, nel senso che io credo che non ci sia solo l'argomento di mandar via Renzi, credo che ci sia un argomento invece di far capire molto chiaramente che c'è un no riformatore, un no che vuole fare riforme migliori, più chiare, più nette. E credo che questo in parte è venuto fuori anche dall'incontro che c'è stato tra Berlusconi, Salvini e la Meloni, quando hanno fatto l'elenco delle riforme costituzionali che loro vorrebbero. Ecco, penso che questa sia la giusta cifra di una campagna per il no. Non è un no per lasciare le cose come stanno, ma è un no per non fare più confusione di quanto non ce ne sia adesso e di fare invece una riforma molto più chiara, possibilmente con l'accordo di tutte le forze politiche consapevoli. Ecco, c'è una cosa che invece va oltre il referendum. Il 18 settembre Salvini a Pontida ha detto che il suo interlocutore era solo Berlusconi. Il 19 è andato a cena da Berlusconi, oggi la invita alla scuola politica il 18 dicembre, vedete che è successo nel frattempo? Ma è evidente che lui deve parlare con Berlusconi, lui è un capo di un partito e Berlusconi è il capo di un altro partito, io non sono un capo del partito. Ha cambiato completamente versione, adesso la invita. Ma insomma. No, ma sono i giornali che pensano che questo... No, ho detto una bugia. Allora, non lo so, penso che sia
sono contento perché vuol dire che stiamo riflettendo, io non minaccio nessuno, però è giusto che Salvini parli con Berlusconi e con la Meloni perché sono tre capi partiti, insomma io non sono un capo partito, sto soltanto cercando di portare un contributo. Sono contento che finalmente hanno voglia di sentire il contributo che sto dando.